È bello sentire parlare gente che ci offendeva, che parlava di americani da un anno, il fondo di Burger King, Coca-Cola, 1 miliardo, e ora parlano di arabi, gente che cambia 5-6 versioni, gente che ci ha offeso. Io non ce l'ho con loro. Hanno provato a fare quello che era nelle loro possibilità, non sapendo mai nulla, smentendosi continuamente. Ed essendosi bruciati totalmente sul web, no? Perché poi volevano fare i saccenti, volevano far sembrare che loro sapevano, e ora te li ritrovi a parlare di Investcorp, ma non è PIF, ma non è. Allora, innanzitutto, Calcio e Finanza dice che il fondo dell'Arabia Saudita. Quindi, cosa c'entra Investcorp? Facciamo chiarezza su Investcorp Firenze, come l'ho sempre chiamata io. Investcorp Firenze durava fatica a prendere il Milan, non ce l'ha fatta ed ha sempre dichiarato di voler fare cordata, di cercare investitori. Investcorp gestisce soldi provenienti dall'Arabia Saudita. Ok, quindi anche Calcio e Finanza quando scrive che i soldi, cioè chi è che acquisisce questo fondo dell'Arabia Saudita. Cosa c'entra Investcorp? Testa di legno, società veicolo, spiegatevi meglio, cioè spiegamole meglio, come bisogna spiegare meglio anche agli utenti Rain Group o Goldman Sachs, me lo sono segnato perché se no me ne scordavo, cioè o c'è Rain Group o c'è Goldman Sachs, non è che possano avere entrambi un incarico, cioè capito, se no si fa il discorso delle 70 due diligence senza offesa per nessuno, cioè la due diligence è una roba, capito, esclusiva per un tempo prestabilito che di solito durano 12 mesi le due diligence. Non è che ci sono 50 persone tutte insieme a fare le due diligence, capito? Quindi ma il mandato di advisor in esclusiva o ce l'ha Rain Group o ce l'ha Goldman Sachs. Queste cose Calcio e Finanza secondo me le dovrebbe sottolineare, perché poi cosa fanno? Cioè, cosa fanno? Fatemi capire, chiamano lo stesso cliente due soggetti diversi, non esiste, quindi Investcorp ha sempre detto, anche con l'Inter, quando ci fu quella voce sull'Inter che durò una settimana, 2 settimane, poi tutto piatto, dissero che comunque stavano cercando dei fondi perché loro avevano 600 milioni disponibili per comprare l'Inter, vi ricordate? Quindi Investcorp da sola non può fare nulla, non può acquisire l'Inter. Qualora venisse messa come società veicolo, sarebbe lampante davanti agli occhi di tutti, sarebbero i sauditi che la mettono lì. Sto facendo un esempio, non ti sto dicendo che è così, ma te lo dico per dirti che Investcorp da sola non può comprare nulla. Ma Zyliakos, dov'è finito Zyliakos? Io te l'ho sempre detto, il finlandese al massimo poteva comprare una discoteca, era lì a fare pubblicità a se stesso. E a Zhang, per quello che concerne poi quel giornale, sta tirando fuori questa cosa. Occhio, perché è un giornale quello che ci ha sempre infamato. Ti deve far pensare. Quel giornale lì ci ha sempre infamato, ci ha sempre dato contro, e ora stanno tirando fuori queste cose qui che io condivido totalmente perché sono le cose, diciamo, da 2 anni. Sì, Giuse, ma è tanto, è vero, sono 2 anni, per quello non ne parlo più. Però bisogna puntualizzare l'advisor Calcio e Finanza offerta da un fondo saudita 1,3 miliardi. Cosa c'entra Investcorp? Fondo del Bahrain, cosa c'entra? Non ha le potenzialità per comprare nulla Investcorp. Non ha preso, non ce l'hanno fatta a prendere nemmeno il Milan. Tutto fatto, quando c'era da firmare, via, anche con il Milan. All'Inter lo dissero 4-5 mesi fa, vi ricordate? Noi abbiamo 600 milioni, il resto ci mancano. Te con 600 milioni prendi gli armadietti dei giocatori, dove vuoi andare? Questa è un'operazione per i primi 2 anni da minimo 2 miliardi e mezzo barra 3, per quello che bisogna fare in questa società, senza contare lo stadio e via discorrendo. Quindi volevo fare questa puntualizzazione, volevo puntualizzare questo. Ragazzi, ora io non mi ci arrabbio più, io sorrido quando vedo gente che parlava di americani che hanno cambiato 7 versioni, ora addirittura ti dicono, te l'avevo detto e c'era, no, Investcorp, ma Burger King, dov'è? Vi faremo il nome del fondo americano e comprare l'Inter, mai venuto, mai arrivato.
Io te lo dico, io sono lì che aspetto. Bene, ora vengo, mi chiedete scusa a Giuse 10. No, a me non mi deve chiedere scusa a nessuno, ovviamente mi ha fatto piacere. Però ricordatevi una cosa, okay. Alla fine la verità viene a galla. Te lo ripeto, l'offerta del fondo saudita, non puoi scrivere offerta dal fondo saudita e poi Investcorp, non c'entra nulla. Cosa c'entra Investcorp con l'offerta di 1,3 miliardi di un fondo saudita? Con, ti ripeto, gli stessi di Investcorp che hanno detto per l'Inter abbiamo solo 600 milioni e che non sono riusciti a prendere il Milan, hanno sempre detto vogliamo fare cordata, quelli di Investcorp hanno sempre detto cerchiamo soci, quindi può fare solo l'azienda veicolo in caso. Io non lo so quale sarà l'azienda veicolo, non lo so se la prenderanno direttamente, ma le opzioni sono, avendo già Newcastle direttamente è difficile, serviranno delle aziende MENA, quindi o un veicolo che possono costituire anche stanotte, ti faccio un esempio, e lo chiamano KKKSSS. E tanto poi ti ripeto, noi quando poi ci saranno i bilanci, i dati ufficiali delle aziende, noi risaliremo sempre, anche in caso di un'azienda si chiama un'azienda araba, si chiama in maniera diversa, risaliremo sempre a loro, ricordatelo bene, perché l'Inter la stanno prendendo loro. Ciao, stammi bene e mi raccomando, mangiate fuori il hamburger!